Buonasera e diamo il via a questa nuova stagione di A Tutto Campo. Abbiamo perso il conto degli anni, ma è bene non ricordarli, però siamo pronti per partire. Si parte, diciamo, con l'ottimismo di una grande prestazione, quella con il Lecco, al di là, insomma, di quello che è il valore dell'avversario. Sicuramente, insomma, era una squadra che alla vigilia aveva, al di là che era una neopromossa, però aveva delle ambizioni, ha delle ambizioni, insomma, anche di magari centrare la zona playoff allargata, se sarà mantenuta, e quindi poi alla fine, insomma, è un successo che va preso per quello che è, perché poi non era una cosa malvagia al di là poi di quello che ha fatto vedere. Già vedete i nostri ospiti, c'è Giorgio Cioffini, il nostro collega, caro collega, ciao Giorgio. Ciao a te. E poi ritroviamo il nostro caro amico Piero Vannuccini, presidente del Panathlon di Arezzo, buonasera. Buonasera, ciao. Poi dovremmo a breve riuscire a collegarci anche con il direttore generale dell'Arezzo, Ermanno Pieroni. Sono gli ultimi scampoli di calciomercato, già ci sono stati diversi arrivi anche la scorsa settimana, uno di questi, Corrado, ieri era in panchina, e quindi si attende poi di vedere anche i giocatori dell'Empoli che sono arrivati, per motivi burocratici, insomma, saranno poi disponibili a breve. Intanto la gara di sabato a Grosseto è stata ulteriormente anticipata, non si giocherà alle 20:45 ma si giocherà alle 17, questo su accordo delle due società, anche per permettere ai tifosi di essere presenti e chi lo vorrà alle cene propiziatorie legate alla giostra. Salutiamo il direttore generale dell'Arezzo, Ermanno Pieroni, buonasera. Pronto, buonasera. Buonasera, buonasera. L'abbiamo preso proprio alla vigilia di una partenza legata, immagino, al calciomercato. Allora, prima di magari dirci qualcosa, insomma, su cosa attenderci da queste ultime ore, io ero curioso di sapere, insomma, come il direttore ha visto l'Arezzo. Siamo rimasti tutti abbastanza incantati dal primo tempo di ieri con il Lecco. Ma obiettivamente avevo avuto la fortuna di assistere già a Crotone Arezzo, obiettivamente. Avevo fatto tantissimo per poter riprendere la partita, ma da Crotone non è stato possibile perché era un regalo che volevamo fare agli sportivi aretini. Già lì quel giorno c'è stata la prima presentazione di questa squadra, che in 26 minuti ha fatto 3 gol a una squadra di Serie B, giocando un calcio straordinario, in velocità, e quindi poi la partita con la Roma e il primo tempo di ieri con il Lecco. Diciamo che questa squadra sta veramente partendo bene, con il piede giusto, sta giocando bene. Considerate poi che in questa squadra ieri potevano mancare 4-5 potenziali ulteriori titolari, quindi è una squadra che ha lavorato bene, ben allenata da Donato, ci sono giovani molto bravi, e chissà che non possiamo ripetere, se non migliorare, la stagione scorsa. Ecco, quello che colpisce è che alla fine, insomma, ci sono diversi volti nuovi, anche la rapidità con cui mister Di Donato, no, è riuscito ad assemblare e a far rendere già tanto, anche se è solo calcio d'agosto, ancora seppur ufficiale, in così poco tempo. Beh, direi che comunque, al di là di questo, che è innegabile, c'è da fare un'altra considerazione. Ci sono dei calciatori che lo scorso anno sono stati poco utilizzati e che adesso stanno facendo la differenza, ne potrei citare solo due. Parliamo di Borghini, parliamo di Belloni. Probabilmente il rammarico più grande è che lo scorso campionato, come qualcuno ha giustamente evidenziato, si poteva finire diversamente, però è inutile guardare indietro, miglioriamoci, pensiamo di rinforzare questa squadra ulteriormente. Già il primo obiettivo è cedere calciatori, che sappiamo che al di là di Basit e Buglio ci sono altri calciatori che in questo momento meritano di giocare. C'è una rosa abbastanza vasta e quindi dobbiamo sfoltire, ecco, questo è il termine giusto, dare la possibilità all'allenatore poi di lavorare un'altra settimana con il giusto numero di calciatori. Per il resto forse ancora qualche corottino dovremmo fare, d'accordo sempre con il tecnico, nel quale ci siamo sempre confrontati e abbiamo condiviso tante scelte. Quindi siamo agli inizi di un campionato che potrebbe regalare anche quest'anno all'Arezzo moltissime soddisfazioni. Allora c'è Giorgio Cioffini che vorrebbe fare una domanda. Giorgio. Ciao Pieroni, no, io ti volevo, direttore, ti volevo fare i complimenti, perché mi sembra che quest'anno, al di là
del vasto rinnovamento, insomma, c'è un tandem collaudato, tu con Di Donato ormai vi conoscete da tanto tempo, mi pare che questo tandem stia funzionando veramente molto bene. Ah, guarda Giorgio, mi auguro che possa ulteriormente migliorare. Io sono convinto che quest'anno ancora una volta l'Arezzo stupirà, e obiettivamente me ne sono reso conto poi dalla prima partita proprio a Catanzaro. Giocare un 4-2-4 in quel campo lì con una squadra offensiva, con la mentalità giusta, pur partendo da uno 0-2 in 7 minuti, ecco, quel giorno lì obiettivamente mi stropicciavo gli occhi e chiedevo a me stesso, ma è l'Arezzo questo? E quindi mi sono reso conto che era l'Arezzo, poi si è riconfermato un po' con la Roma e poi lo ha ulteriormente ribadito ieri. Quindi il binomio funziona, funziona il progetto dell'Arezzo che è triennale. Io sono certo di una cosa, che comunque nei 3 anni sicuramente raggiungeremo l'obiettivo che ci eravamo prefissi, quello di riportare l'Arezzo in Serie B. Bene, tu hai detto che puoi ulteriormente migliorarla. Ora il mercato è fatto in questi ultimi giorni soprattutto per sfoltire la rosa, oltre Basi e Tebuglio, no? Però certo, tu pensi certo di poterla ancora migliorare questa rosa negli ultimi giorni? Sì, probabilmente completare probabilmente con un difensore che probabilmente in questa squadra manca, visto le non perfette condizioni in questo momento Burzigotti e comunque con la partenza di Pelagatti. Quindi diciamo che i nominativi sono alcuni noti, alcuni meno. Io sono a Roma, sto partendo per Milano, proprio sono alla stazione Roma Termini, e quindi da domani si riparte per cedere i calciatori e per completare questa rosa. Mi auguro che entro il 2 settembre riusciamo all'obiettivo che ci siamo prefissati. Ecco, si è parlato in queste ore di questo difensore irlandese, sempre dell'Inter. È uno dei nominativi, Nolan. Giocatore del 99, fortissimo. Lo scorso anno lo avevo chiesto, loro non l'avevano dato, è stato il capitano della primavera, però non è l'unico, perché chiaramente un pensierino lo stiamo facendo anche per Pinto, ove nel caso non dovesse avere la Serie B. Quindi è anche qualcos'altro, perché non siamo rimasti con le mani in mano. Non vogliamo rimanere impreparati, ovviamente sono giocatori molto richiesti, hanno richieste dalla B e qualcuno anche da squadre concorrenti del nostro girone, vede Carrarese. Quindi obiettivamente, ecco, ci siamo mossi, ma io conto molto sul rapporto che abbiamo con l'Inter. Mi sono sentito anche oggi con l'Inter, domani pomeriggio alle 16 sono alla sede dell'Inter, vediamo, ci giocheremo le nostre carte. Anche perché ci sono carte da giocare, mi sembra, in questo girone, dove a parte il Monza mi sembra che non ci siano grandissime squadre, Ermanno. Però Giorgio, siamo ancora al calcio d'agosto, quindi la sconfitta certo della Carrarese, del Siena, il Pari d'Alessandria, tutte squadre che sicuramente saranno concorrenti, ma io purtroppo mi devo ricordare che quando c'è stata l'anno scorso la cancellazione della propria scienza, il Pisa era 12 punti dietro la Rezzo e purtroppo è andata a finire come è andata a finire. Bastava arrivare terzi noi e quarti il Pisa, cambiava l'esito del campionato della Rezzo. Simone, dei motivi l'hai detto te prima, ci sono dei giocatori che stanno giocando tipo Belloni, ne cito uno a caso, nel loro ruolo, e stanno rendendo molto di più. Certo, nel loro ruolo, hai detto bene, sei uno che capisce di calcio, giocava da trequartista lo scorso anno, non è il suo ruolo, come non era Rolando trequartista. Basta pensare che 5 partite in cui Rolando lo scorso anno è stato utilizzato da trequartista, ci sono state 2 sconfitte e 3 pari della Rezzo. Questo certo, insomma, è un dato inequivocabile. Inequivocabile. Un'ultima domanda da parte mia, ovviamente tu conosci molto bene proprio umanamente, come amicizia, prima che di essere il presidente è un amico, Giorgio Lacava. Si è parlato in queste settimane di possibili novità societarie, hai sensazione che possa accadere qualcosa a breve? Ma hai detto bene, prima è un mio grande amico, una persona eccezionale, una persona straordinaria, molto seria, rispetta gli impegni. È vero che l'ho portato io ad Arezzo, ma è altrettanto vero che mi impegnerò, perché se ci saranno persone che lo potranno affiancare, aiutarlo, ma sempre con lui alla guida, perché il giorno che non ci sarà più alla guida dell'Arezzo Giorgio Lacava, probabilmente non ci sarà più neanche Ermanno Pieroni. L'ultima cosa, forse Piero Vannuccini, presidente del Panathon. Piero Ferruzzi, scusa. Io volevo solo, direttore, fare un'osservazione non tecnica,
Queste partite, stando negli spalti, si nota una piacevolissima direi sensazione nel tifo della città. C'è un entusiasmo veramente importante. Questo credo che aiuti, no, questa squadra a camminare, a fare e raggiungere certi risultati. Speriamo che questo entusiasmo continui e possiamo vedere lo stadio ancora pieno, come l'abbiamo visto in queste partite, perché bravo, effettivamente anche ieri... Magari con il Pisa, sarebbe utopia magari vedere 8.500, perché ne sai? Può darsi pure che magari ci ripeteremo prima ancora di arrivare alle semifinali playoff. È vero che c'è entusiasmo, probabilmente la città, quella vera, quella seria, quella attaccata alla maglia amaranto, comprende gli sforzi che ha fatto questa società, la serietà che ha dimostrato e quelle che sono le prospettive. Io sono convinto che Giorgio Lacava, una volta che sarà affiancato da persone che gli daranno la mano, sicuramente continuerà sempre a guidare questo club con l'entusiasmo, con la passione che l'ha sempre animato, ed è veramente questo il mio lavoro che posso fare la Rezzo in questo momento. Grazie, buon lavoro Ermanno Piegoni, grazie. Buonasera. Ci fermiamo, torniamo subito. Siamo rientrati, allora abbiamo ascoltato prima Ermanno Piegoni, riparto proprio da Piero Ferruzzi, chiedo che sensazione ti ha dato, cioè, sembra un Ermanno Piegoni molto carico, molto convinto, no? Lo dice già prima che iniziasse il campionato che questa squadra avrebbe stupito. Bah, sentire un direttore che dice noi, il nostro progetto è di andare in Serie B in 3 anni e confermare che in questo momento l'idea è sempre quella, credo che non ci possa altro che rendere felici. D'altra parte, io le partite che abbiamo visto in questo periodo sono state veramente partite entusiasmanti, che nessuno forse, o forse sì, ce le speravamo, ma credo che nessuno ci avrebbe scommesso in una partenza così importante. È vero che il Lecco è una squadra che è un test relativo, ma insomma prima del Lecco abbiamo visto altre partite con squadre sicuramente che ci hanno messo in... 2 anni fa con l'Arzachena perdemmo in casa nel campionato. Quindi voglio dire, e poi chi ben comincia è metà dell'opera, no? Questo è un proverbio che credo che valga per tutto. Sì, poi insomma può essere anche un inizio anche con il calendario che propone 2 neopromosse, perché prima il Lecco, poi la Pianese, e insomma è un qualcosa che se tu riesci a fare 6 punti già parti, no, con una... Sì, ma... È sbagliato pensare che giocare con 2 neopromosse all'inizio sia un vantaggio, soprattutto se affronti squadre come il Lecco che hanno conservato l'intelaiatura dell'anno prima e quindi vengono qui con entusiasmo. Poi la prima partita è sempre un terno al lotto, quindi averla vinta e aver cominciato bene, come ha detto prima chi ha parlato prima di me, è una cosa molto importante e credo che possa dare l'abbrivio a una stagione molto molto importante. Hai detto, no, sia Piegoni che tu prima, un po' tutti lo pensiamo, no? Cioè quello che poi si può dire con i giocatori che adesso giocano nel loro ruolo, Belloni, Rolando, che probabilmente l'allenatore del Lecco non aveva forse visto le partite dell'Arezzo, quantomeno aveva sottovalutato, perché Rolando nel primo tempo era costantemente lasciato solo, cioè probabilmente l'allenatore avversario non aveva visto, no, il modulo, non so, mi viene da pensare, no, perché c'era talmente tanti metri per i giocatori dell'Arezzo che qualcosa insomma è andato per il verso giusto. Quello che ti chiedo è se questo, quanto ha penalizzato l'Arezzo nella fase cruciale l'anno scorso, cioè questa, il non far giocare Borghini, Burzigotti, quando l'Arezzo prendeva sempre gol di testa. Sai, ora questo è... può sembrare anche un po' antipatico, sì, tornare a parlare di una cosa, però francamente io l'anno scorso, già lo dicevo l'anno scorso, per me aveva sottoutilizzato Borghini e Belloni era un'ala, cioè non ci voleva molto secondo me per vedere che Borghini quando ha giocato ha fatto molto bene e forse probabilmente potevo utilizzarlo di più, però ecco, insomma l'anno scorso abbiamo fatto una grande stagione tutto sommato, certo qualche rimpianto lo abbiamo perché abbiamo perso tante partite rimontati e certo anche con il Pisa, forse in casa meritavamo di vincere onestamente e c'è un piccolo rimpianto, però ecco, al di là di questo effettivamente devo dire che parlando dell'attualità che di Donato,
ha trasformato alcuni giocatori. E francamente ieri abbiamo visto la differenza anche di categoria tra le due squadre, soprattutto nel reparto di attacco. Cioè, i quattro attaccanti ovviamente gioca con una formazione molto offensiva, perché i due esterni, che poi quando perdiamo palla diventa un 4-4-2, insomma, i due esterni sono molto offensivi e davanti, oltre al grandissimo Cutolo, che quest'anno si è presentato in forma smagliante, anche molto più dimagrito rispetto all'anno prima, ho particolarmente apprezzato il centravanti, che dira, che davvero è stato un grande protagonista del primo tempo, anche se non ha segnato. Secondo me è stato forse il migliore, perché per impegno fisico, proprio per capacità di giocare per la squadra, di aprire gli spazi, insomma, a me ha particolarmente impressionato. Insomma, Belloni e Cutolo li conoscevamo, e lo stesso Rolando, che ha fatto una grande partita. E quei quattro, secondo me, sono giocatori che possono fare la differenza in Serie C. Sentiamo allora proprio Di Donato ieri al fischio finale, e anche Gaburro, che ha dato un segnale alla squadra, perché ne ha cambiati 5. È raro vedere, no, un allenatore che fa 5 cambi all'inizio del secondo tempo. Vediamo. Ma guarda, noi la stavamo preparando bene questa partita. Io ai ragazzi avevo chiesto di non sbagliare assolutamente atteggiamento e sono stato ripagato con gli interessi. Hanno fatto un primo tempo veramente stratosferico a livello di qualità, intensità. Se devo trovare appunto il pelo del primo tempo, che dovevamo, forse meritavamo anche un quarto gol. Però è stata una partenza incredibile. Quello che avevo chiesto appunto era l'atteggiamento, sono stato ripagato appunto con tutti gli interessi. Secondo tempo abbiamo subito il ritorno dell'Ecco, ha cambiato 5 giocatori subito e anche se abbiamo saputo soffrire e forse dovevamo, in alcune ripartenze che abbiamo fatto ci è mancata un po' la gamba che non ci ha permesso appunto di fare il quarto gol, però faccio i complimenti ai ragazzi perché sono stati veramente encomiabili. Noi abbiamo fatto un primo tempo veramente incredibile, sappiamo che siamo ancora ad agosto, quindi la gamba non c'è ancora. Dopo un primo tempo del genere il dispendio è stato tanto. Il Lecco ha cambiato mezza squadra e questo un po' si è sentito, anche perché anche il Lecco non ha pensato più a un lavoro tattico, ma bensì a cercare di recuperare la partita. E forse lì dovevamo essere più bravi nelle ripartenze. Ma ci è mancata la gamba, e che è una cosa normalissima in questo periodo. Nelle scelte di formazione fuori anche Buglio oltre a Vasit, perché sono legati al mercato? Ma guarda, io ho cercato di schierare la formazione migliore possibile e il risultato mi ha dato ragione. Io faccio i complimenti a Lorenzo Tassi, che si è dimostrato veramente un uomo che dal nulla è stato chiamato in campo e ha risposto presente, quindi bravo a Lorenzo. Ecco, dal punto di vista anche della consapevolezza, partire così bene quanto è importante? Ma partire bene è sempre importante. Sapevamo che era una partita difficile, la prima è sempre difficile, però i ragazzi, io ho la fortuna di lavorare con un gruppo sano, un gruppo importante, e oggi si è visto. L'Arezzo ha meritato, perché oltre ad essere una buona squadra, un'ottima squadra, si è trovata anche abbastanza in discesa la partita. Se tu vuoi venire a far punti ad Arezzo devi riuscire a incanalare la partita in un'altra maniera. Noi abbiamo pagato un po' tutto quello che può essere lo scotto di un debutto dal punto di vista mentale, dal punto di vista della reattività nei primi minuti, anche dell'aggressività un po', se vogliamo, e abbiamo anche pagato un po' tutto quello che abbiamo sbagliato all'inizio, perché parlo dei primi 10 minuti, perché puoi anche soffrire i primi 10 minuti ma magari non essere sotto 2-0. 3-0 fine primo tempo, un campo così, di solito la partita è finita. Io ho suonato negli spogliatoi ai ragazzi e gli ho detto chiaramente se volevano che tornassimo con le ciabatte in campo o se volevano che provare a riaprirla. Era una provocazione, sapevo che avrebbero detto che volevano provare a riaprirla, però onestamente la mia preoccupazione più grande in quel momento lì non era tanto vincerla o pareggiarla, ma era non andare a casa con quell'immagine in testa che era quella del primo tempo, perché la sensazione era di inferiorità, ma troppa rispetto a quella che secondo me c'è. E devo dire che hanno capito lo spirito, sono tornati in campo con grande aggressività, ci siamo anche messi un po' a posto su certi aspetti in campo tatticamente, e secondo me abbiamo fatto un buon secondo tempo. Diciamo che ci siamo vinti il secondo tempo, che era già un segnale, soprattutto in vista della prossima partita, perché poi nel calcio quando sbagli così tante cose come nel primo tempo è giusto che perdi.
Ecco, i cinque cambi all'inizio erano anche per dare un segnale. Sì, mi sono preso io la responsabilità di questa cosa, so che non è che si vede tanto spesso, anzi direi che io non l'ho mai fatta. Io avrei tolto tutti e 10, ma per una questione mentale. Era difficile tornare in campo nel secondo tempo dopo quel primo tempo e avere le energie mentali per mettersi lì e provare a giocarsi la partita. E questi cinque cambi ci sono, alle volte è anche sbagliato non usarli. È chiaro che bisognava rischiare di un pelettino, magari se fischia un rigore sul 3-1 all'ultimo quarto d'ora diventa un'altra partita. E alla fine io sono lì anche per fare delle scelte, per prendermi delle responsabilità, e me le sono prese. Però i ragazzi, cioè voglio dire, come era giusto dividersi le responsabilità nel primo tempo, era anche giusto che tutti partecipassero a questa partita. Non era giusto che ci fossero degli scaricabarile, perché quando la partita va così è colpa di tutti, mia, loro, e quindi dobbiamo capire, metterci a posto in fretta, perché comunque questa categoria è così. Ecco, a livello di percentuale, diciamo, questo impatto devastante da parte dell'Arezzo, quanto è merito degli Amaranto e quanto è demerito della sua squadra? Ma è molto demerito nostro, e loro hanno delle qualità, noi le abbiamo messe nella condizione di sfruttarle al massimo. Abbiamo lasciato troppe palle aperte nel primo tempo e abbiamo fatto pochi falli. Quando una squadra va in campo in trasferta su un campo del genere e fa 6 falli come noi il primo tempo, 8 o 7, una cosa del genere, l'Arezzo nel secondo tempo in vantaggio di 3 gol ne ha fatti 16, 15. Quindi insomma questo è abbastanza indicativo di quello che noi dobbiamo in fretta trovare. Poi parleremo di moduli, di atteggiamenti, di tutte le cose che piacciono un po' a chi sta fuori dagli spogliatoi. Però prima vengono altre cose e noi oggi, anche se ci siamo detti determinate cose, non siamo riusciti a trovare dentro le energie mentali per mostrare quel tipo di aggressività e di determinazione che serve per far punti per sperare di far punti su un campo del genere. Di nuovo insieme da tutto campo. Volevo tornare su Cutolo, chiedo a Piero, anche se magari ci fate rivedere il secondo gol. Davvero bellissimo, perché prende palla a metà campo quasi, avanza, fa quella doppia finta e disorienta completamente uno dei centrali del Lecco e poi trova l'angolino con questa, guarda, prende palla proprio nella metà campo su una palla persa del Lecco, guarda qua, op, uno e poi rientra dall'altra parte e chiude col sinistro, questo è un gran gol questo. Cutolo non lo scopriamo oggi, insomma, a prescindere da tante cose. Quello che ci meraviglia è un'altra cosa, che ieri Cutolo ad inizio campionato, nonostante gli anni e nonostante tutto, si è fatto una partita intera, perché di fatto, e credo dando prova di una integrità fisica importante, perché ieri quando tutti o molti erano stanchi, qualcuno aveva i crampi, Cutolo ancora correva, e quindi voglio dire, vuol dire che il giocatore c'è, e soprattutto vuol dire un'altra cosa, che secondo me questa Arezzo è parte anche la squadra con un grande entusiasmo oltre che i tifosi, perché ieri abbiamo visto gente in campo che ha dato tutto, assolutamente tutto, quindi io credo che c'è poco da dire, speriamo che la cosa continua. Quest'anno, insomma, essere qui alla prima partita del campionato, sì, e commentare così positivamente tutto, credo che sia, ci faccia enormemente piacere. Vedi, a proposito del gol di Cutolo, che ha fatto un assolo personale, però ci sono stati due giocatori che gli hanno permesso di farlo, e questo è sintomo di come attacca la squadra con più giocatori. Cioè, è vero che lui ha fatto doppio dribbling, ma c'erano a destra Belloni e Khedira, che gli davano l'alternativa, quindi i difensori del Lecco non sapevano dove andare, e questo ha aiutato Cutolo, che ha fatto una grandissima azione, un grandissimo tiro, però vedi, viene affiancato, poi ne arriva un quarto di dietro. Se vedi anche nel gol che ci hanno annullato dopo, eravamo sul tiro di Belloni, erano in tre, cioè l'anno scorso io vedevo che c'era un giocatore solo che doveva lottare con quattro, Brunori, che era quasi sempre isolato. Il calcio che pratica invece quest'anno l'Arezzo è molto più offensivo da questo punto di vista. Certo rischierà qualcosa di più di dietro, però ecco, Di Donato vuole che venga accompagnato il gioco. Sempre quando andiamo avanti, se fai caso, ci sono sempre molti giocatori in arrivo. Infatti la domanda che ti volevo fare, che ho sentito fare questa riflessione ad alcuni tifosi, no? Non so, con Lecco, con la Pianese, poi comunque giocare con questo modulo, ti chiedo se un modulo così spregiudicato
che so, può essere usato quando giochi col Monza o col Siena. Perché no? Cioè bisogna, secondo me, in Italia abbiamo un vizio di mentalità. Un vizio, sì, che effettivamente poi non ci fa vincere in campo internazionale quanto potremmo, perché oggi ci sono invece allenatori importanti, bravissimi, come Conte, per esempio, e come Sarri, tra l'altro, due allenatori che abbiamo lanciato noi e ha lanciato stagione, proprio poi. Pieroni ha portato qui nella stessa stagione, tanto per ricordarlo, che giocano un fatto propositivo e non per niente Di Donato ha detto che si ispira a Sarri, no? Voglio dire. Comunque credo che appunto questo sia importante, soprattutto lo è importante in Italia, dove i valori del collettivo possono prevalere quando ovviamente i singoli si, diciamo, sono più o meno nello stesso valore, e soprattutto giocando con i giovani, con una squadra di giovani che sono più disponibili anche al sacrificio, alla corsa, e non per niente Di Donato è reduce da un campionato vittorioso con una squadra di giovani, l'Arzignano, anche questo vuol dire qualcosa, insomma. Vincere non è mai facile. Una cosa vuol dire molto. Sì. Sentiamo allora, a proposito di giovani, proprio Borghini che si sta ritagliando anche il ruolo da goleador, e poi anche il portiere Pissardo. Dall'anno scorso che do sempre il massimo, non ho mai mollato, anche se appunto non ho trovato molto spazio l'anno scorso. Quest'anno ho iniziato bene, come tutta la squadra, e speriamo di continuare meglio, quello è l'obiettivo. Sul gol la palla inizialmente ti aveva, mi pare, scavalcato, poi sei riuscito a infilarla. Sì, l'ho quasi sferata di testa, poi mi è ricapitata lì quasi fortunatamente e sì, l'ho messa dentro. Hai dato un'immagine di grande solidità tu e Baldan insieme, anche se non avevate mai giocato, però insomma sembrate una coppia molto rodata. Sì, ma io con Marco mi ci trovo bene e sì, penso... Siamo all'inizio, quindi che ci sia già un'intesa così è buona, molto buona. E pensavate, ecco, a un inizio così, diciamo, scoppiettante? Ma ci si sperava, però comunque noi si pensava a vincere soprattutto, che è quello che vuole il mister, vogliamo tutti, e se viene così meglio. Senti, è già la seconda stagione che sei ad Arezzo, quanto poteva essere scivolosa questa partita, considerando come avete chiuso la scorsa stagione e quelle che sono le aspettative della tifoseria? Quest'anno, sappiamo, è un anno particolare e le aspettative giustamente sono alte per come è finito l'anno scorso, e questa partita, la prima, era molto difficile da affrontare. Fortunatamente abbiamo fatto bene, è importante, molto importante. Primo tempo, secondo me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, complici loro anche che non sono partiti benissimo, però abbiamo fatto veramente un primo tempo che poteva finire anche più di 3-0 a mio avviso. Secondo tempo sapevamo che la partita si sarebbe messa su quei binari, era inevitabile perché loro hanno fatto 5 cambi, noi comunque sul 3-0 cosa fa, gli aspetti e poi riparti in contropiede. Però comunque secondo me abbiamo tenuto bene perché loro hanno buttato dentro veramente tantissimi palloni in aria, e Balda e Baldane e Borghini, secondo me, hanno sempre letto quasi tutte alla perfezione. Poi abbiamo preso un gol che nel calcio ci sta, però alla fine abbiamo corso il secondo tempo, mi sembra, pochissimi rischi, anzi potevamo fare anche il 4-1 e chiuderla, però io non mi ricordo nel secondo tempo situazioni in cui abbiamo rischiato clamorosamente, ecco. Ecco, sei stato bravo in quell'occasione del primo tempo sul 2-0 quando Danna si è presentato in area di rigore, gli hai chiuso bene lo specchio, poi l'hai costretto a non avere più spazio. Vabbè, quello è il mio lavoro, quindi io paro e mi pagano, diciamo, sono qui per questo. Però, diciamo, sì, dai, sono stato bravo, però il merito secondo me va anche al resto della squadra, perché comunque mi hanno agevolato tutto il lavoro, su tutte le parate, mi hanno sempre dato una mano e soprattutto sono stati bravi a metterla sul 3-0 a fine primo tempo. Ecco. Di Donato vi ha fatto tanti complimenti, penso anche negli spogliatoi, anche per l'intensità con cui siete scesi in campo. Sì, a fine primo tempo lui ci ha fatto i complimenti perché obiettivamente abbiamo fatto un gran primo tempo, però la prima cosa che ci ha detto subito è di stare attenti perché... le partite si ribaltano, cioè Lecco avrebbe potuto ribaltarla in 10 minuti, 20 minuti, ne ho viste mille di partite essere ribaltate in questo modo. Però noi secondo me siamo stati attentissimi e alla fine abbiamo preso un gol che, come ripeto, ci sta, ci può stare, dai.
Senti, sei stato il primo acquisto di questa stagione, sei arrivato a titolo definitivo dall'Inter, sei giovanissimo, eppure c'è già una discreta esperienza alle spalle, sia in questo campionato che ovviamente abbiamo letto anche su internet alle spalle di Handanovic, sì, sì, così. Il tuo obiettivo qual è, che cosa ti ha convinto a scegliere l'Arezzo? Sicuramente mi ha convinto il direttore, perché Pieroni è una persona, è un grande direttore, quindi io mi sono fidato delle sue parole. Poi vabbè, io ho parlato anche con altre persone come Marco Sala, che mi ha parlato benissimo della piazza, dei tifosi, di tutto, quindi ci ho messo veramente, come ho già detto, 20 minuti a scegliere e sono venuto subito, diciamo, ecco. Il tuo obiettivo? Ah, il mio obiettivo quest'anno, io spero di andare in Serie B con l'Arezzo, perché quello è l'obiettivo di tutti e quello che ci siamo prefissati inizio campionato. Se non dovesse succedere, speriamo comunque di fare un ottimo campionato e i playoff poi si possono vincere comunque. Siamo allora alle battute finali. Mi dà la sensazione, Piero, che questa possa essere una squadra, rispetto anche agli ultimi anni dove c'era magari un grande goleador, no? Prima Moscardelli, poi Bruno, che abbiamo visto l'anno scorso, che è stata sicuramente una felice sorpresa. Cioè, questa è una squadra che magari può anche non avere il giocatore che, non è detto, che vale in doppia cifra, però ha tanti singoli che ti possono risolvere la partita, che può essere Borghini in difesa, questi Belloni come esterno offensivo, lo stesso Rolando, Cutro già lo conosciamo, Foglia quando rientrerà è un altro che, insomma, qualche gol a campionato te lo può garantire. Cioè, ha una variabilità di soluzioni offensive. Io non mi dimenticherei di Che Dire, che ieri ci ho fatto vedere. Sarà ancora è un'incognita, forse qualcuno ancora, tutti dubitiamo, perché poi ancora lo dobbiamo vedere all'opera, però ieri devo dire, soprattutto in un gol, il merito se l'è ritagliato tutto, perché ha fatto un'azione prorompente proprio, e poi è quello che da un punto di vista fisico svetta in questo attacco. Quello che, se proprio andiamo a cercare il pelo nell'uovo, ieri dobbiamo forse sottolineare un paio di ripartenze che abbiamo preso, che questo modulo spregiudicato ci espone a queste cose, perché abbiamo preso un paio di ripartenze molto molto pericolose. Ora sì, avevamo di fronte il Lecco, non so quando avremo di fronte qualcuno un po' più quadrato come squadra, se ce le perdonano queste cose. Quindi queste sono cose pericolose, secondo me, da valutare nel contesto di una partita come quella di ieri, che abbiamo nel primo tempo dominato, nel secondo tempo controllato, perché poi tutto sommato... Sì, dopo il 3-1 poi non è successo altro. Non è successo nient'altro, perché siamo rientrati in campo forse anche con la convinzione che tutto era finito. Un flash proprio finale con Giorgio, quando, perché fino a poco tempo fa si ipotizzava anche un passaggio di mano da parte di Lacava, invece oggi Pieroni ha detto, si torna a parlare eventualmente di un aiuto, quindi con Lacava che rimarrebbe, anche noi lo vediamo molto appassionato durante le partite. Beh, io questo infatti è una novità anche per me, perché anch'io avevo capito che stava trattando proprio con degli imprenditori romani che avrebbero voluto più del 50%. Comunque, ripeto, l'importante è che la Cava anche rimanga, perché insomma fino ad ora è stato un protagonista, diciamo, prima di una salvezza straordinaria e poi anche di un grande campionato, quindi dipende da lui, se lui è motivato, se lui ha voglia di restare è bene per tutti. Poi ovviamente io l'ho sempre sostenuto, ci vuole una società forte perché è la cosa più importante, quindi io non so se lui da solo se la sente di portare in alto l'Arezzo, che ha un programma di arrivare in B in 3 anni. E quindi sotto questo aspetto, diciamo, ben vengano altri imprenditori che lo affianchino, comunque che si robustisca una società che possa, diciamo, accompagnare poi questa espressione tecnica che sta diventando davvero interessante. Grazie mille a Giorgio Cioffini, grazie mille a Piero Ferruzzi, che ho ribattezzato in modo indegno prima, ogni tanto partono questi lapsus. Grazie a Piero Ferruzzi, grazie a Giorgio, ci vediamo lunedì prossimo. Grazie a te.